Ciao a tutti, sono Manuel, sono un volontario europeo qui in Lettonia e il mio progetto riguarda i giovani. Cosa vuol dire? Adesso sono volontario in questa Youth House in cui praticamente i ragazzi possono venire liberamente e fare grosso modo un po' quello che vogliono, quelli che gli interessano. Ci sono diversi tipi di attività che noi proponiamo. Ma possono anche proporre loro qualcosa da fare, o possono semplicemente stare qui a ciondolare, a far niente, però in genere non succede, fanno un bel po' di cose. Per esempio, alcuni tipi di attività che ci sono qua sono improvvisazione teatrale, corso di videomaking, c'è scrittura creativa, poesia, corsi di musica come chitarra, percussioni, insomma un sacco di cose. Cosa faccio io qui dentro? Io aiuto i lavoratori, i dipendenti qua a svolgere le loro attività e anche i vari eventi, ma devo anche proporre io qualcosa. Come per esempio in questo momento sto tenendo un corso di italiano, di lingua italiana. Ok, non ci sono tantissimi studenti, non ho tantissimi studenti, però comunque funziona. Ho scritto anche un progetto giovanile, uno scambio giovanile che si spera che si svolgerà qui ad agosto, ma vedremo. Ho anche la maratona di Star Wars, ho fatto la maratona di Star Wars, corsi di giocoleria, altri tipi di cose comunque. Sono in contatto con diversi altri volontari sparsi per la Lettonia, con la quale collaboro abbastanza spesso. I motivi che mi hanno spinto a scegliere di fare uno scambio, un servizio di volontariato europeo, sono abbastanza i classici. Mi stavo annoiando, le solite facce, le solite cose da fare tutti i giorni nella stessa città, iniziava ad essere un pochino stretto e dovevo scegliere che cosa fare della mia vita, tipo andare a lavorare e non mi sembrava proprio allettante andare a lavorare in un ufficio in cui non mi interessava particolarmente magari il prodotto che si andava a fare, ma semplicemente per accumulare un po' di denaro per cercare di campare, non sulle spalle dei genitori. E quindi è capitato, era da mesi che stavo cercando un progetto del genere e è semplicemente capitato, mi sono proposto, è andata bene, quindi sono qui, sono felice. Quindi non ho effettivamente scelto di venire in Lettonia, cioè inizialmente non è che stavo cercando, oh, c'è un progetto in Lettonia, andiamo a vedere, fiondiamoci lì. No, in realtà ho guardato solo progetti ed ero semplicemente intenzionato di ad andare al nord e in un posto molto diverso da casa. Un altro dei motivi era imparare, migliorare il mio inglese. Ok, inizialmente ero veramente pessimo, ma adesso dopo 5 mesi che parlo praticamente solo inglese, l'ho migliorato veramente tanto, il mio vocabolario si è ampliato, bla bla bla, le solite cose. Purtroppo non ho imparato molto bene il lettone, lo riesco un po' a capire quando le cose sono semplici, ma appunto qua sono abbastanza fortunato sotto quel punto di vista perché tutti quanti parlano l'inglese. In compenso sto un po' dimenticando l'italiano, quindi scusate se commetterò o ho già commesso degli errori. Per me il servizio di volontariato europeo è persone, almeno questa è la mia esperienza. Ho conosciuto tantissime persone, veramente, più o meno eccezionali, però tutte hanno portato qualcosa nella mia esperienza, nella mia vita, mi hanno fatto crescere comunque in un certo modo. Quindi è nel video che tra poco vi farò vedere. Ci saranno tante facce appunto per questo motivo, perché per me questo è importante in questo tipo di progetto. Comunque lo consiglio vivamente di fare un'esperienza del genere, perché bella o brutta che sia, comunque è un'esperienza che di solito cambia la vita. Ho conosciuto tante persone che hanno proprio cambiato il loro stile di vita dopo aver fatto un servizio del genere. Un volontariato del genere. Ho preparato questo piccolo video, almeno spero che venga piccolo perché ancora non l'ho tagliato e incollato, quindi vedremo, in cui cerco di mostrare qual è la mia esperienza. Vi lascio con questo video. Ciao! Tararara, Erasmus Plus!